Benvenuti alla scoperta dello squacquerone. Vediamo insieme come si prepara. Con questi strumenti otteniamo piccoli cubi di cagliata. La cagliata è quasi diventata formaggio. Lasciamola riposare a temperatura ambiente per un'ora e mezza. Trasferiamo il siero nella cisterna. Servirà per la ricotta. Ecco il nostro squacquerone, pronto per essere confezionato. Venite ad assaggiarlo!